siamo preparati. Se non arriva, tanto meglio. Sì, ma se mi viene l'angoscia? No, se, devi essere realista senza che farti venire l'angoscia. Non devi farti venire l'angoscia, assolutamente. Però se pensare su una certa cosa può avere un certo sviluppo, è meglio essere un pochettino più... salutare il pessimismo qualche volta fa bene. Certamente bisogna valutare... Per evitare uno scenario planetario che scienze poetiche potrebbero chiamare l'era eremozoica, ovvero l'età della solitudine, che significherebbe un'altra estinzione di massa, quella della nostra specie, dobbiamo prendere in mano la nostra vita, il nostro mondo e farne un capolavoro. Ragazzi, questo è compito vostro. E qua c'è un decalogo. Non avrai altro pianeta eccetto la Terra. Non moltiplicarti oltre il numero massimo consentito dalla finitezza della Terra. Non pensare che la Terra abbia risorse infinite. Rispetta la biodiversità e considera figlia preziosa e indispensabile del nostro terreno natura. Non consumare oltre ciò che sia oggettivamente valido. Non inquinare. Produci meno rifiuti possibili. Differenzia e ricicola i tuoi rifiuti. Rivedi il tuo stile di vita, l'insegno della sobrietà e dell'efficienza. Condividi i valori dell'amicizia, della solidarietà e dell'empatia. E poi questo è un appello a voi. Ragazzi, il vostro futuro dipende da voi, perciò potete e dovete pretenderlo nuovo, pulito, libero, senza compromessi, senza scorie, depurato dagli errori di chi vi ha preceduto. Provate a pensare il futuro a vostra immagine, non secondo quella dei vostri padri che sono schiacciati sul presente, incapaci di andare oltre questo fanno. Battetevi, ragazzi, è compito vostro ridestare una nuova consapevolezza per restituire fiducia e ragioni di speranza a tutti e soprattutto per assicurare quel futuro che vi spetta. Io vedo, in voi vedo questo, voi giovani siete come la primavera per me. La vostra fioritura è la speranza di una nuova vita che si rinnova più rigogliosa e più degna di essere vissuta. E con questo abbiamo finito. Un po' vi ho annoiato però, un po' vi ho annoiato. Ragazzi. Un po' vi ho annoiato. Io ringrazio personalmente il dottor Martin e voglio con voi fare una qualche considerazione, perché mi sono venute in mente molte considerazioni che occorrerebbe probabilmente un seminario in università per approfondirle. Ad ogni modo, visto che domani dovrò rapidissimamente, tiro fuori l'orologio perché poi io tendo a debordare, quindi non voglio debordare più dei 5, massimo 10 minuti. Domani, no, in occasione della giornata della memoria, l'amico Aldo Bernardi mi ha chiesto di dire qualche cosa e io ho scelto come titolo La banalità del male. Perché vedete, il male è una cosa banale, è una cosa che si fa senza pensarci troppo, anzi addirittura senza pensarci. Ora, i discorsi che sono stati fatti possono portarci a tutta una serie di considerazioni, considerazioni che sono sentimentali, che sono storiche, che sono tutto quello che volete voi, tutto quello che possiamo pensare. Naturalmente il problema è fondamentalmente uno: le scelte che un essere umano fa sono per lo più non scelte etiche, ma scelte di immediato vantaggio personale. Il dottor Martin ha detto una cosa molto interessante a proposito dello sviluppo indefinito, ed è quella cosa che personalmente mi ha sempre convinto della impossibilità di fare dei discorsi economici. Perché parlare di uno sviluppo indefinito significa parlare di una realtà di produzione che tende ad appropriarsi di ogni parte dello spazio a nostra disposizione. Coloro i quali ancora non l'avessero fatto, lo faranno,
io mi auguro, obbligatoriamente all'ultimo anno di liceo, ma io non sono per l'obbligatorietà delle letture, io sono per la sollecitazione a certe letture. Se voi andate a leggere La coscienza di Zeno, le ultime pagine che ci presentano la fine possibile di che cosa? Della malattia. Perché quando finisce la malattia, quando finisce l'uomo, quindi se sparisce la razza umana finiscono anche le malattie, che è evidentemente una affermazione di massima che però ha una sua razionalità. E quando finirà la razza umana? Quando ciascuno sarà inscatolato in un metro quadrato o anche meno e non ci sarà più spazio per muoversi. Allora ci sarà qualcuno più malato degli altri, più intelligente degli altri, che costruirà un ordigno, lo porterà fino al centro della Terra e farà scoppiare tutto. Cioè dire, certi problemi la letteratura li agita, a mio modo di vedere, da circa 200 anni. Io sono famoso per le mie opere che scrivo, che vedono il buio e non vedono la luce, magari poi un giorno postume potranno anche uscire. Da alcun tempo a questa parte mi sono occupato di un argomento letterario estremamente interessante e scarsamente conosciuto, quantomeno scarsamente conosciuto al pubblico italiano, vale a dire il problema dell'ultimo uomo. Perché molti autori, da notare bene, a partire dalla fine del Settecento e dei primi dell'Ottocento, si occupano di questo argomento, non prima, e ci sarà certamente una ragione. Uno di questi autori è Mary Shelley, moglie del poeta Shelley, autrice di Frankenstein, no? Aveva 19 anni quando scrive Frankenstein, no? Che anche lì siamo di fronte a un argomento che l'ingegneria genetica ha, diciamo così, riattualizzato, se vogliamo. Ora, l'ultimo uomo è l'ultimo soggetto della stirpe umana che rimane sulla Terra. E qui però gli autori ci presentano due caratteristiche fondamentali. La più disperata che si trovi è, perlomeno nel mio censimento, è Mary Shelley. Successivamente si trovano altri autori che affrontano lo stesso argomento. Uno di questi è un autore che oggi viene scarsamente letto ed è scarsamente conosciuto, è Giulio Verne, che solitamente si è detto è un autore per ragazzi. Beh, mica tanto vero, è anche un autore per ragazzi, ma per ragazzi che hanno la vista particolarmente acuta. C'è un racconto che non credo che sia stato tradotto in italiano, Eternel Adam, cioè l'Eterno Adamo, in cui viene riproposta la realtà di un ultimo uomo, un ultimo gruppo di uomini, che in seguito ad un disastro, il disastro che cosa può essere? Il disastro è un disastro cosmico, disastri cosmici voi sapete che cosa sono. Un noto autore di origine russa un po' di anni fa aveva scritto un libro molto interessante, Mondi in collisione. Basta che una meteora di particolare grandezza si abbatta sulla Terra e la Terra avrebbe conseguenze estremamente tragiche per quanto riguarda la sua vita. Del resto, non dobbiamo neppure dimenticare che concezioni di questo genere sono presenti in un demi-monde di tipo culturale, o meglio dire subculturale, che per esempio è molto piaciuto ad un certo tipo di Germania dei primi anni del Novecento. Cito un autore che certamente voi non conoscerete, da quando poi lo sentirete da me, lo troverete continuamente nei posti più strani, andando magari anche su internet a vedere. Hans Herbiger era uno, si dice, scienziato tedesco, no, in realtà era una ingegnere. Voi sapete che il termine ingegnere nei paesi diversi dall'Italia è lo stesso che il nostro perito, no? Era un perito tecnico che aveva fatto un po' di soldi inventando una particolare pompa. E aveva non soltanto inventato una particolare pompa, ma si era messo in mente che due fossero le forze che regolano i destini dell'universo.
il fuoco ed il ghiaccio. Questo fuoco e questo ghiaccio sono presenti sulla Terra in varia misura a seconda delle lune che cadono sopra la Terra periodicamente. Ora, nessuno di noi ha la certezza di queste cose, anche perché io a lungo mi sono chiesto: ma è mai possibile che una luna, ammesso che ce ne sia stata più di una, possa essere testimoniata e certificata? Per la verità ho avuto una risposta, sicuro e parziale, posto che io non ho mai frequentato la scienza, e mi sono dato una risposta. Allora, l'idea nella letteratura mondiale, se preferite usiamo il termine occidentale, di un ultimo uomo, cioè di una catastrofe, è immanente negli ultimi due secoli nel nostro immaginario collettivo, che in effetti gli scenari catastrofici sono scenari che noi abbiamo in un certo qual modo sotto gli occhi, anche se seguono un andamento diversificato. Quando qualcuno di voi ha visto Il Dottor Stranamore? Certamente no, un bel film nel quale viene proposta, no, la bomba atomica, perché se un pazzo si mette ad usare la bomba atomica, signori miei, è la fine. Se si va a prendere la cultura cinematografica, noi abbiamo molti film che riguardano il day after, che riguardano il mondo tornato alla primitività. Di alcuni anni fa con David Costner è stato quel film che era Waterlord, no? Voglio dire, noi abbiamo effettivamente a livello di immaginario collettivo queste situazioni, ma queste situazioni è interessante osservare come negli anni 20, dalla Germania degli anni 20, quindi in una Germania in cui si cominciava a puntare il nazismo, ma non si era ancora affermato, c'era chi sosteneva in perfetta serietà che l'umanità avrebbe trovato la possibilità di conquistare altre galassie attraverso viaggi interstellari. Uniformemente, unitamente, secondo una logica che è presente in molti esoterismi, quella cioè che sostiene che la vita sulla Terra in realtà sarebbe venuta dagli extraterrestri o da extraterrestri non meglio identificati, o comunque secondo altri scienziati sarebbe venuta sulla Terra perché dei batteri particolarmente fortunati si sarebbero trovati su meteoriti che, arrivati sulla Terra, hanno trovato in epoca ancora primordiale tutti quegli elementi perché potesse sorgere e verificarsi il mistero della vita, come si dice con una certa enfasi, ma è così, al di là delle espressioni enfatiche. Cioè, in altre parole, voi vedete come da una serie di riflessioni, no, analoghe a quelle del dottor Martin, si agiti, no, tutto un mondo di rappresentazioni artistiche, no, perché è interessante, è bello vedere. Tra l'altro io vi dico sempre una cosa fondamentale: la nostra fantasia ha dei limiti, le combinazioni della nostra fantasia non sono in numero illimitato, e vi dico questo sulla base di osservazioni che già i formalisti russi, il formalismo russo di Vladimir Prof, aveva osservato a proposito delle cosiddette funzioni presenti nei racconti, nelle favole. Sono 31 funzioni nelle favole. No, noi potremmo ridurre, no, tutte le combinazioni su un foglio, anzi su un foglietto, e credo che non sarebbero più di 4, 5, 6. La Terra finisce perché non c'è più da mangiare, la Terra finisce perché gli uomini subiscono una violenta pestilenza, la peste scarlatta per esempio di Jack London è da questo punto di vista senz'altro qualche cosa di interessante, è una prosecuzione della peste che si abbatte sull'umanità già nel romanzo The Last Man di Mary Stewart, di Mary Shelley, eccetera eccetera eccetera. Potrebbe anche esserci una sorta di gas che uccide tutti gli esseri umani. Andiamo a prendere, in questo caso siamo nei primi anni del Novecento,
la The Purple Cloud, vuol dire la nube purpurea di Matthew Phipps Schill, no? C'è una, ripeto, vasta letteratura in proposito, c'è anche Stephen King che si è occupato di questi argomenti, eccetera, eccetera. Ora, il grosso problema, che è problema pratico, vale dire etico perché è problema pratico, è molto semplice. Io non so quale potrebbe essere la fine della nostra umanità, ammesso che la nostra umanità abbia una fine. Certamente la nostra civiltà avrà una fine, ed è un discorso, ed è un dibattito che dura da più di 100 anni. Quantomeno il punto di riferimento più interessante, vero professoressa Cappella, è quello di Orba Spengler, Il tramonto dell'Occidente, 1919. Però bisogna dire che l'Occidente continua a tramontare, però nonostante i suoi acciacchi riesce a sopravvivere con una certa vitalità, bisogna dire con un certo vitalismo a questi acciacchi. Ora, è evidente però che di fronte a tutti questi problemi noi altri ci troviamo nella condizione, purtroppo, diciamo così, di dover subire. Vale a dire, faccio un esempio, io avevo degli amici, correva l'anno 1970-71, comunque dopo Cristo, che frequentavano Brera. Erano gli anni delle contestazioni giovanili, gli anni di tanti giovani i quali avevano in testa una fissazione, quella di fondare una, per esempio, comune agricola. Quelle belle cose, no? Un tantino fumose, molto romantiche, molto, cioè quelle cose che sono non realizzabili. Questi amici evidentemente erano assolutamente contrari a qualsiasi forma di pubblicità, perché in effetti noi sappiamo che la pubblicità è qualcosa di perverso e devastante. A me più di una volta è venuto in mente di scrivere un raccontino satirico dove la pubblicità non serve più a niente, e non servendo più a niente la pubblicità crolla tutto un sistema economico, perché non dimentichiamoci che larga parte del nostro sistema economico si fonda sulla pubblicità. Siccome io tra l'altro ho scoperto di non essere il target, no, delle pubblicità, sono arrivato ad una perversione di questo tipo. Faccio una sorta di analisi semiologica della pubblicità, ma mi dimentico quale sia il prodotto pubblicizzato, il che credo che sia il massimo della follia cui sia sottoponibile un intellettuale che non si capisce che pensieri faccia, no? Ma è una cosa da professori, per carità, no? Ora, stavo dicendo, questo amico è andato a finire, una volta diplomatosi a Brera, a lavorare in un'azienda che faceva pubblicità. Cioè, in altre parole, che cosa succede? Succede che alla vostra età si hanno dei bellissimi pensieri, delle grandissime aspirazioni. La vita si dà l'incarico, con una specie di randello che non finisce più, di portarvi su posizioni che sono completamente diverse. Quanti negli anni 70 erano di sinistra, magari facevano i paraterroristi e poi dopo sono diventati, il loro cuore magari è rimasto da quelle parti lì, ma il portafoglio si è spostato a destra. Tanti, tanti. Ecco qual è il dramma. Perché il dramma, se vogliamo ricondurlo alla sua radice fondamentale, e qui torno al discorso della banalità del male, è un dramma che non è semplicemente storico, non è sociale o sociologico, che dir si voglia con una certa differenza tra le due espressioni, non è neanche storico. Il dramma è che ciascuno di noi si trova di fronte al male, e questo male è qualche cosa di banale, quotidiano, pervasivo, non è neanche seducente. Prima si citava Dante, potrei citare l'inizio abbastanza, diciamo così, poco entusiasmante della Divina Commedia, no, dell'Inferno, quando Dante dice tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Cosa vuol dire tant'era pieno di sonno? Non mi sono accorto di aver imboccato la strada sbagliata, eppure io ho imboccato la strada sbagliata. Io sono convinto che da un punto di vista razionale
per la civiltà occidentale, prima o poi, e probabilmente per tutti gli esseri umani, non è